Buonasera signore e signori, quest'oggi è il 14 di agosto 2024 e anche questa sera viaggeremo in Egitto insieme al professore Maurizio Damiano. La puntata di oggi è Sulle ali di Horus, viaggiare per sognare, viaggiare per capire. Vi ricordo che è possibile seguire AP Web Radio sui social e le dirette è possibile seguirle sia su Facebook che su YouTube, ma anche sui siti di AP Web Radio che sono www.apwebradiosocialtv.it, www.apwebradio.it e www.apwebradiomagazine.it. Ma iniziamo subito perché l'Egitto ci aspetta e io non vedo l'ora. Buonasera Paolo, un attimo scusate, Paolo. Sì Maurizio, qua siamo. E la sigla o sì. Siamo già? No, siamo qua perché ho sentito che sei partito, ho detto magari vuole fare l'introduzione. Okay. Prego, prego. Sì, perfetto, allora ci siamo. Senti un po', no, siccome il tempo è sempre prezioso e le sì, cose infatti. Tantissime, semmai farai la sigla bellissima poi alla dopo. Fine. Allora, intanto volevo spiegare il titolo di questa seconda serie, che è quella, diciamo, del mercoledì, Sulle ali di Horus, viaggiare per sognare, viaggiare per capire. Poi sotto ho messo anche viaggi fra sogno e realtà. Ma perché? Perché facciamo fantasia? No, assolutamente. Noi come sempre saremo immersi nella realtà. Semplicemente volevo spiegare che sulle ali di Horus, perché il dio Horus, che era una delle immagini del sole, raffigurato come falco, è quello che vola su tutto l'Egitto. E così noi faremo sulle sue ali, vedremo di volare su tutto l'Egitto, quello più conosciuto, più noto ai turisti o dai documentari, e quello sconosciuto, quello che arriva nei deserti, quello che il pubblico conosce poco o che non potrà mai conoscere. Ecco, allora, perché questi incontri? Partono dall'idea che io e il mio piccolo gruppo di amici, che sono molti allievi, ma altri amici anche non allievi perché sono lontani, che però vengono con me in Egitto. Io ormai da più di 40 anni faccio questi viaggi, li ho fatti per Archeologia Viva, la più antica rivista di archeologia divulgativa in Italia, e li ho fatti per molti anni e poi ho continuato con i miei allievi. Poi si è ampliato da quando abbiamo fatto quell'anno rivolto a tutti, quindi sono diventati tutti i miei allievi, tutti quelli che ci seguono da AP Web Radio TV. E allora quest'anno noi partiremo come sempre a novembre, le proposte sono di due viaggi, ma l'idea non era naturalmente, non so, di fare pubblicità ai viaggi perché abbiamo già le nostre iscrizioni eccetera, ma era un'altra cosa, era il fatto che molti mi hanno detto: ah prof, posso rimanere nel gruppo e seguirvi anche se non posso venire? E cioè, ma certamente, noi, anzi, è bello, dico, che chi non può seguirci fisicamente, almeno quest'anno, è che possa almeno sognare con noi, sognare però sulle cose reali e conoscere l'Egitto. E quindi quando qualcuno ha saputo che facevamo queste trasmissioni mi ha detto: ma allora, oltre alla mostra, perché non ci parli un po' dei viaggi, così chi lo deve fare sa già qualcosa in più, ma chi non potrà venire può sognare insieme a voi. Ecco, quindi viaggiare per sognare, per chi non può venire con noi, e viaggiare per capire, perché chi è a casa e chi verrà con noi possa capire tutto. Naturalmente io qui non potrò fare le spiegazioni che farò sul posto per il gruppo, perché altrimenti ci vorrebbero due anni di spiegazioni per fare una volta alla settimana quello che noi faremo in questi giorni. Quindi, se tu sei d'accordo, farei partire la sigla
e poi noi partiamo per il nostro viaggio. Eccoci qua in diretta, Maurizio, prego. Perfetto. E allora, io direi che possiamo partire senz'altro subito per il nostro viaggio. Qui vediamo la copertina, ecco, e quello che vedete, a parte il paesaggio meraviglioso, questa vegetazione lussureggiante, fittissima, nel cuore del deserto. Qui siamo nel cuore del Sahara, perché questa è l'oasi di Siwa. E nel cuore dell'oasi di Siwa, così verdeggiante, vedete che c'è quell'isola di terra, sembra. Quell'isola che è una collina naturale, però poi è tutta scavata, costruita, eccetera. Bene, quello è il villaggio di Agurmi, in cui si trova, vedete l'edificio più grande. Quell'edificio più grande non è medievale come il resto del villaggio, che del resto sorge sul villaggio greco che sorge su quello egizio. No, quello è il tempio egizio di Zeus Ammon, che è uno dei più famosi dell'antichità ed è quello dove andò Alessandro Magno in maniera avventurosa, che vi racconterò quando arriveremo lì. Ecco, l'ho voluta scegliere apposta proprio come meta del viaggio di quest'anno, di uno dei viaggi di quest'anno, ma anche come simbolo di questo viaggiare per andare a conoscere il mistero. Quindi vedremo un po' tante cose. Però partiamo invece da tutt'altro posto. Noi partiamo, ecco qui, questa qui è la copertina di questo viaggio sui passi appunto di Alessandro Magno. È un viaggio di 16 giorni, vedete 4-19 novembre. Ma noi partiamo dal secondo giorno, il secondo giorno perché il primo naturalmente siamo in volo fra l'Italia e l'Egitto.
Quindi il secondo giorno dove siamo? Udite, 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 finalmente in questo benedetto GEM, cioè il Great Egy Grand Egyptian Museum, il grande museo egizio che ha aperto, credo che apriranno ancora per molti anni perché hanno aperto una grande parte, ma ancora ci sarà molto da aprire. Ma pensate che questo museo è lungo ben 700 metri l'edificio, quindi pensate quello che ci sarà. E infatti solo nella cosiddetta piccola parte che hanno aperto adesso, noi dedicheremo un'intera giornata. Qui siamo appunto nella parte esterna del museo, ci stiamo avvicinando verso questo che è l'obelisco che una volta chi è stato al Cairo vedeva uscendo dall'aeroporto, si trovava proprio nella piazza, nel parcheggio dell'aeroporto. È uno degli obelischi di Ramesse II che viene dalla città di Tanis nel Delta. Ecco, dall'aeroporto è stato portato qui e vedete che è una scenografia veramente maestosa. Quella che vedete dietro invece è l'entrata del museo. È qualcosa di veramente faraonico. Vedete che questo progetto è stato fatto pensando in maniera moderna, ma nell'idea dei faraoni, inserendosi nella natura, ma con un'idea di grandiosità. Non per fare come succede nella cultura tanto medio orientale, se pensiamo alla Torah, alla Bibbia, quanto oggi occidentale, rivaleggiare con gli dèi. Vi ricordate la Torre di Babele? Ma al contrario, l'idea degli egizi era diversa, era glorificare gli dèi. E questo lo vedremo per esempio con le piramidi. Perché le piramidi? Perché questi monumenti grandiosi? Ma sono monumenti e tombe? Vedremo anche le risposte a queste cose. Intanto vediamo di entrare nel museo e vedete che ci accoglie la statua di Ramesse II. Questa statua che dominava la piazza della stazione del Cairo, anni fa è stata trasportata con tutto un corteo e naturalmente telecamere, eccetera, per l'eccezionalità dell'evento, e per le vie del Cairo sino alla sua attuale sede, dove vedete è intanto riparata dal traffico del Cairo, che ricordiamoci è una città di 23 milioni e passa di abitanti. È una città che oggi, con l'aggiunta della Cairo Capitale e delle altre città satelliti che sono tutte attaccate, ha un diametro di 80 km. Per attraversare il Cairo da una parte all'altra, 80 km senza uscire dalla città. Quindi capite che è una città che poi ha anche notevoli problemi e Al-Sisi sta cercando di risolvere. Ecco, allora mi permetterei di fermarmi un attimo su questo per uno dei vari punti su cui mi piace riflettere. Io dicevo, questi incontri hanno lo scopo di riflettere su determinate cose, cioè su maniere diverse di vedere. Perché? Perché noi siamo frutto e vittima del lavaggio del cervello. Cosa vuol dire? Ecco, io quando lo dico a certi amici, anche qualche allievo, no, professore, io sono immune. Nessuno è immune perché dall'ameba all'essere umano, nessuno è immune perché noi cambiamo i vocaboli, chiamiamo lavaggio del cervello, condizionamento o apprendimento semplicemente, quello che è un fenomeno unico e l'apprendimento. Ogni essere vivente ha un processo elementare di azione-reazione. Adesso non staremo qui a spiegare tutta la neurochimica, il funzionamento del cervello, la psicologia, la medicina, eccetera, eccetera. Diciamo semplicemente che se noi ecco, se io sto parlando e mentre parlo gesticolo, come vedete, gesticolo come gesticolava mio padre, che gesticolava come suo padre, come fanno generazioni
di persone. Ogni popolazione ha una maniera diversa di gesticolare, più o meno ampia, perché fa parte del linguaggio. Ma come ne fa parte? Come lo stesso linguaggio? Per apprendimento. Io ho appreso da mio padre, da quella famiglia, da quell'ambiente, da quel paese, eccetera, eccetera, e quindi parlo e gesticolo in un certo modo. A quello si sovrappone poi tutto il resto, la scuola, tutto ciò che si è studiato, eccetera, eccetera, e le vicende della vita personale. Quindi tutto questo è un po' come scolpire una statua. Noi siamo un pezzo di argilla, Dio creò Adamo dall'argilla. Ecco, qui la vita ci crea come pezzi d'argilla e ci plasma. Quindi questo fenomeno dell'apprendimento è quello che ci permette di apprendere la maniera di parlare, apprendere le lingue, apprendere la fisica quantistica piuttosto che l'astrofisica, il disegno, la scultura, eccetera, eccetera. Quindi nessuno di noi è immune, per fortuna. Se noi fossimo immuni da questo, non saremmo neanche animali o piante, saremmo pietre. Ecco, per fortuna ad ogni azione noi reagiamo e reagiamo apprendendo. Dove ci porta tutto questo? Ci porta al fatto che noi diamo un valore ad ogni parola, giustamente, perché le parole, lo sappiamo, sono simboli. Quindi se io disegno in ideogrammi cinesi la casa, qualunque cinese di questo immenso paese che ha una miriade di lingue e dialetti, però vedendo quel simbolo, sa nella sua lingua che è casa. Quindi per portarli in Europa, che io dico casa, maison, house, è sempre casa. Va bene? Quindi sono simboli le parole. E a questi simboli noi diamo dei valori che cambiano con l'ambiente. Noi siamo italiani, siamo occidentali e quindi abbiamo la nostra storia dietro le spalle. Questa storia recente ci ha dato personaggi come Mussolini, come Hitler, personaggi che, qualunque siano le idee e ideologie sottese, con tutti i simpatizzanti che girano oggi per il fascismo, poi cambierà la moda, sarà il comunismo, o già è cambiata la moda, il comunismo non esiste più, ma, o quasi, insomma, è protetto dal WWF, però fatto sta che oggi genericamente si dà un determinato valore alla parola, per esempio, dittatore. Ora, Al-Sisi, noi qui lo chiamiamo dittatore perché? Perché è il presidente eletto, ma con colpo di Stato però, attenzione, il presidente che il popolo ha messo lì. Dice, ma c'è stato un colpo di Stato. Attenzione, come mi dicono i miei amici egiziani e non fanatici nazionalisti, attenzione, dei cristiani moderati, eccetera, mi dicono, mi sapete spiegare perché da voi 1 milione, 2 milioni di persone a Parigi sono una rivoluzione e da noi la gente in strada che ha buttato giù Morsi che noi avevamo eletto e non lo volevamo più perché ha tradito ciò per cui lo avevamo eletto, abbiamo fatto una seconda rivoluzione. Voi l'avete chiamata, voi che poi sono gli americani, l'hanno chiamato colpo di Stato. Perché si chiama colpo di Stato da noi? Lo sapete quanti eravamo noi egiziani in strada? 30 milioni, 30 milioni in strada. Capite? Quindi vedete che cambiano i valori, perché lui ci spiegava, vedete, ogni paese ha la sua storia e quindi ha bisogno delle proprie soluzioni di governo. Noi stavamo andando verso una dittatura religiosa. Ogni paese ha i suoi tempi di maturazione. Quindi quel tipo di democrazia che voi avete, noi qui potremmo averla, ma sarebbe difettosa. Come d'altro canto dice difettosa da voi, perché non è perfetta. Per esempio, mi risulta che nessuno abbia chiesto agli italiani se vogliamo finanziare la guerra e la morte. In Ucraina, per esempio, non l'ha chiesto nessuno, però ci chiamiamo sempre democrazia. Bene,
Perché dico tutto questo? Perché il governo egiziano è retto da Al-Sisi, che è un capo dell'esercito, il capo supremo dell'esercito, ergo dittatore. Ovviamente, guai a chi parla contro il governo. Del resto, anche in Italia su questo non siamo proprio così perfettini. Io ricordo che un solo uomo pacifico e pacifista, seduto ad un banchetto davanti nella notte, davanti al Parlamento, aspettava di parlare con un rappresentante. Gli hanno mandato la polizia e dato il Daspo. Quindi questa non la chiamerei proprio democrazia perché non mi sembrava un pericolo così terrificante. Ecco, eppure lo Stato ha reagito con la violenza, con la forza del bullo. In Egitto è uguale, non si parla contro lo Stato. Ma a parte questo, non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, perché chi è Al-Sisi? Io l'ho visto con i miei occhi. Al-Sisi, che ha ereditato i debiti di Sadat e di Mubarak e che sta cercando di ripianarli, viene accusato di avere un paese pieno di debiti. Verissimo. Ma attenzione, ciò che non dicono i nostri media è che Al-Sisi ha dato non solo il lavoro, voi ricordate un nostro politico che prometteva 1 milione di posti di lavoro, che non si sono mai visti. No, no, lui ha dato a milioni di persone non solo un lavoro, ma la terra. Io adesso nel viaggio del 2003 sono stato nel deserto. Mi sono svegliato una mattina, io non uso la tenda, quindi la mattina mi sveglio col sole, mi sono svegliato in una nebbia che non vedevo neanche a Milano, a Pavia, va bene? E dico, come mai? L'abbiamo capito giorni dopo. Tutto l'arco di deserto che unisce le oasi, che sono dei punti nel deserto, beh, Al-Sisi lo ha coltivato. Cioè, nel giro di pochi anni, io ero stato pochi anni fa in quel deserto. Lui ha reso fertile, verde, scavando i pozzi, mettendo pannelli solari all'avanguardia che facciano andare tutte le macchine, le pompe per tirar su l'acqua, eccetera. Insomma, ha creato una piccola seconda valle del Nilo che ha dato da lavorare e la terra dove vivere, con cui mangiare, a milioni di persone. Io non mi ricordo un capo di Stato che da noi abbia fatto una cosa del genere, anche perché non abbiamo neanche quella terra. Ma un'altra cosa, lui in pochi anni ha fatto 7.000 chilometri di strada per connettere questi posti, queste oasi, questo deserto a tutte le città principali d'Egitto. Anche qui non mi ricordo capi di Stato che abbiano fatto in così breve tempo tutto questo per gli italiani. Ma un'altra cosa. Quei quartieri allucinanti che io attraverso sempre con i miei allievi, sono sopraelevata, passiamo in mezzo a palazzi di zone caotiche, sono stati costruiti ai tempi di Sadat e poi continuato con Mubarak, grazie a corruzione, eccetera, nella più totale anarchia. Cosa ha fatto Al-Sisi? Ha costruito un'intera città moderna con tutti i servizi che lì non c'erano. Ha trasferito lì la popolazione per demolire tutto e ricostruire tutto secondo le norme con tutti i servizi. Quindi vedete che le cose non sono mai semplici come ce le presentano i media, che sono con una mentalità forse un po' chiusa, forse c'è un po' di ignoranza e probabilmente c'è anche tanta politica, va bene? Quindi, questa è una delle realizzazioni del penultimo governo e poi realizzazione di quest'ultimo governo. Tutto questo attrae i turisti, fa parlare in tutto il mondo dell'Egitto, quindi porta denaro. Adesso io non sono di quelli che confondono denaro e benessere. Tanto spesso si dice, ah sì, si attira il turismo, porta benessere, porta soldi, quello è sicuro. Che poi sia sempre benessere, non ne sono sicuro perché ho visto dei posti stravolti, dei valori umani cancellati dall'arrivo di troppo denaro, di troppi interessi.
Bene, questa è l'ultima realizzazione del governo egiziano. Giustamente loro la vogliono far passare e presentare al mondo con delle cerimonie degne del canale di Suez, perché così lo vedono. E effettivamente è il museo egizio più grande al mondo, e quando sarà completato anche nelle parti ancora da riempire, sarà un viaggio indimenticabile. Stasera vi offro un piccolo anticipo perché, nonostante fosse chiuso, grazie a dei permessi speciali, l'abbiamo potuto visitare a sorpresa perché ai nostri viaggiatori non lo avevamo detto. Abbiamo detto svelti con le visite a Giza perché abbiamo un'altra cosa da fare, una sorpresa, e li abbiamo portati al GEM. E così, ecco, avete le foto. Ecco, quella bella modella che vedete, mia figlia Colette, che è la mia fotografa preferita, che fa foto magnifiche, la maggior parte delle foto che vi faccio vedere qui, ho scelto appunto le sue. E questa che vedete dietro di lei è tutta una grande sorta di scalinata, che è in realtà un grande salone in salita, dove sono esposte le grandi statue. Questo sostituisce un po' il grande salone del vecchio Museo Egizio del Cairo. E allora qui vediamo sarcofagi, grandi statue, eccetera. Si sale, si sale, si sale, si vedono queste opere che vedete sono sistemate in una maniera molto moderna e molto suggestiva. E quindi è una prima passeggiata, una prima panoramica nell'antico Egitto, prima di andare poi nelle sale che saranno aperte, le sale specializzate. Ecco, e si arriva in cima qui, in questa sorta di grande, immensa finestra che guarda sulle piramidi. Ecco, il museo è stato costruito proprio per dare questa veduta finale e unire il passato dei pezzi del museo con la modernità del museo stesso, che si unisce fisicamente al passato che è lì davanti a noi, le piramidi. Ecco. E questa sarà la prima grande visita che noi faremo in questo viaggio e che speriamo che ogni anno si ampli sempre di più parallelamente al museo. Ecco, adesso vedete dove abbiamo il Cairo, qui in basso. Ecco, andiamo a vedere qualcosa del Cairo, cosa noi vedremo e qualcosa di cui non si parla. E vicino al Cairo, scusate, e vi faccio vedere. Qui abbiamo Giza, le piramidi, e qui Saqqara, dove ci sono la piramide più antica e altre piramidi e tombe. Allora, vedete, quando si parla delle necropoli di, in realtà si parla di qualcosa di molto grande. Noi partiamo da qui, in alto a destra, nella pianta, non so, si vede il mouse, Paolo? No, non si vede. Non si vede, vabbè, non importa. Promuovere? In alto. Provo a muovere, vediamo se si Sì, si vede. vede, si vede. Ok. Allora, vedete lì in alto a destra, quello è un sito che si chiama Abu Rawash. E poi vedete tanti altri siti qui al bordo del deserto che vanno sino a Meidum, che è fuori carta, ancora più a sud. Cioè abbiamo più di 120 chilometri che sono un'unica grande necropoli, la grande necropoli di Memphis, dove i faraoni lungo tutto l'antico regno, ma poi anche nel Medio Regno, eccetera, hanno costruito piramidi, i nobili hanno fatto le loro tombe e oggi quando si scava, vedete qui per esempio Abu Sir e Saqqara, fra l'uno e l'altro c'è il deserto, solo che oggi scavando in quel deserto si scoprono tombe e tombe e tombe. Quindi quella è un'unica grande necropoli di cui la maggior parte ancora resta da esplorare e scavare. Molti progressi si stanno facendo adesso con lo stesso Google Earth, con i satelliti, ma soprattutto con le fotografie radar da satellite perché si può guardare sotto la sabbia. Ecco, quindi molte cose si stanno scoprendo grazie a questa tecnologia modernissima. Allora, il terzo giorno noi visitiamo Giza. E Giza, qualcuno mi ha chiesto, professore, Giza o Giza? Tutte e due sono corretti, nel senso che gli abitanti dell'Egitto dicono Giza, gli abitanti di Giza dicono Giza. Ecco, tutto qui, è una questione dialettale.
Qui abbiamo la foto più classica con le tre grandi piramidi viste da sud. E poi, ecco, io vi faccio vedere quella che sembra una foto del passato. Guardate, c'è solo la piramide di Khufu, quello che per noi è noto con la deformazione greca italiana di Cheope. Ecco, Khufu, la grande piramide, l'unica meraviglia al mondo superstite. Le altre sono sparite, salvo qualche cosa che adesso sta apparendo, viene recuperato dal fondo del mare ad Alessandria, cioè il faro. Ecco, ma di monumento che abbiamo ancora lì e possiamo visitare, c'è solo questo ormai, delle sette meraviglie. Allora, la piramide di Khufu, come l'ho fotografata? Da un'angolazione tale per cui Khafre e Menkaure non si vedono, ma eccola lì al tramonto in una veduta bellissima. Se volete sapere il segreto, voi andate a riposare al Méridien, salite in terrazza e da lì potrete fare questa foto. Ecco, qui vedete l'attuale ingresso alla piramide, che è però l'ingresso che è stato aperto dagli arabi, dai cercatori di tesoro nel Medioevo. In realtà il vero ingresso è questo. Come sapete, appena al di sopra è stata scoperta un'altra galleria che per ora sembra a fondo cieco, poi sembra che possano esserci altre cavità. Ecco, e qui siamo ai misteri della Grande Piramide. Se ne continua a parlare, tutti questi misteri, eccetera. I misteri ci sono, ce ne saranno sempre, o almeno per molte generazioni in Egitto, però attenzione a non confondere quello che è il vero mistero con quella che è semplicemente nostra ignoranza. Cioè, quando noi non sappiamo una cosa, non sappiamo come hanno costruito questa cosa o il tale dettaglio architettonico, come ha funzionato la faccenda, non è detto che ci siano alieni, Atlantidei e cose del genere. Purtroppo questa è la moda di oggi. La regola generale dell'archeologia e della scienza in generale è quella di non esporre le teorie, ve l'ho detto l'altra volta, finché non ci sono le prove. Allora la teoria diventa un fatto provato, o comunque molto probabile se abbiamo tutta una serie di indizi che porta a rinforzare la ricerca e a cercare la realtà. Ma oggi c'è la tendenza a considerare dogma qualsiasi stupidaggine passi per la testa. Io ho un'idea, automaticamente un dogma. Anche questo deriva da una certa cultura, perché la nostra cultura occidentale è dogmatica. Quella egizia era adogmatica, non aveva dogmi. Vale a dire, loro potevano anche dire: ho trovato nel tempio io, sacerdote, così guardando nella biblioteca del tempio, ho trovato un papiro roso dai vermi, antichissimo, scritto dal dio Thoth in persona. E questo papiro ci dà delle leggi, dei consigli di vita. Ma anche se lo avesse scritto Thoth in persona, non è dogma, mai, perché loro hanno creato e inventato il libero arbitrio e quindi sono fatti dell'umanità. Tu non fai le cose secondo le leggi, le regole, eccetera, ne pagherai il prezzo, ma non, anche questo è molto diverso dalla nostra mentalità, non per la punizione, ma il concetto è simile al karma. Perché ti stai mettendo sulle spalle un peso e questo peso graverà su di te quando tu sarai davanti al tribunale degli dèi. E quindi, ecco, questa era la loro mentalità. Andiamo a vedere com'è questa visita. Lo faccio vedere soprattutto per coloro che soffrono di claustrofobia, ho degli amici che sono arrivati all'ingresso e poi con i lucciconi e il biglietto in mano non sono entrati perché non sono riusciti a vincere la paura. Adesso la cosa è più fattibile perché i biglietti sono numerati,
ma si ferma il pubblico. Prima si faceva entrare, così si creavano gli intasamenti. Adesso, come vedete dalla mia foto, c'è un momento deserto, per esempio. Ecco, questo è il tunnel scavato dai violatori che poi si ricongiunge col tunnel invece originale fatto dagli operai. Questa è la scala moderna che hanno messo per arrivare in questa galleria che invece è originale, e hanno messo questa sorta di scala di legno come in tutte le piramidi per poter salire e scendere, e poi sbuca in questo capolavoro che è un unicum. E la grande galleria. Come vedete, il soffitto è fatto da questi blocchi che vengono di pochi centimetri sempre più all'interno. Quindi un soffitto a livelli aggettanti e che formano proprio questo soffitto particolare che si chiama a incorbellamento. Poi qui ci sarebbe tanto da dire, tutte quelle feritoie che vedete lì in basso che servivano nella costruzione e trasporto dei blocchi, ma insomma sono cose che dirò a chi verrà nel viaggio, perché qui non abbiamo il tempo. Ecco, come vedete, io posso farvi tutte le foto che volete, ma nulla potrà mai sostituire la visita lì, e nulla potrà mai evitare di restare sbalorditi quando si esce dal cunicolo e ci si trova in questa immensa grande galleria. Questa è l'unica opera così nelle piramidi egiziane. L'architetto ha voluto qualcosa che fosse diversa da tutte le altre, e infatti la grande piramide, che ha una struttura simile a tutte le altre, è comunque un unicum per molte cose. Ecco, qui vediamo l'altro passaggio che porta poi alla sala di Khufu, la sala del sarcofago. Anche lì la discussione è quella vera, non è quella vera. Qualcuno addirittura in maniera un po' sciocca, diciamo così, dice: le piramidi non erano delle tombe perché mai sono stati trovati corpi dei faraoni. Allora, innanzitutto questa informazione è inesatta, anzi è proprio errata, dai. Perché sono stati trovati dei frammenti di corpo, un piede in una piramide, un braccio in un'altra, una parte di corpo in un'altra. Escludiamo tutti quelli più recenti che erano risepolture della bassa epoca. Ma noi sappiamo che erano delle sepolture, e lo sappiamo dagli Egizi, ma ci dicono anche perché non abbiamo trovato corpi. Perché nei testi del primo periodo intermedio, quando c'è stata la prima rivoluzione sociale, nel dire quali erano tutte le cose terribili che sono successe in questo periodo di disordini, tra le altre cose dice: il falco d'oro, che è il faraone defunto, è stato buttato fuori, giace nella sabbia. Quindi ci dice chiaramente: le piramidi sono state violate, e i corpi sono stati saccheggiati e buttati nella sabbia. Questa è la fine dei corpi dei faraoni dell'antico regno, e poi nel medio regno, e di molti anche dei faraoni del nuovo regno, se non fosse stato per altre storie che vi racconterò un'altra volta. Questo è il passaggio appunto per andare lì, e questo era chiuso dai blocchi di granito, c'erano le saracinesche di granito. Ecco, qui vedete come si deve camminare chinati per andare lì. Dice: ma non è comodo. Non doveva essere comodo, non doveva proprio essere percorso, era fatto solo per essere tappato, punto. Ecco, qui vediamo una vecchia foto del sarcofago con un blocco che adesso hanno rimosso. Comunque queste erano le uniche cose ritrovate lì. Questo è uno dei famosi piccoli canali che si sono chiamati, sono stati battezzati canali di aerazione, quello dove hanno mandato il robottino, vi ricordate, il Pouaut, che ha scoperto questa piccola cavità che hanno chiamato stanza, chiusa da una porta, quindi si dovrà ancora vedere. Ora, di queste cose probabilmente ce ne sono molte. Questo non vuol dire che ci sia un'altra camera con tesori, eccetera, o forse sì. In Egitto tutto è possibile perché, visto che le camere venivano create durante la costruzione, naturalmente non dopo,
Ovviamente possono aver fatto vere camere, camere false e completamente chiuse e averle chiuse totalmente e quindi possono essere nascoste. Ma potrebbe essere che invece ci siano delle camere, come è molto probabile, magari di un paio di metri per un paio di metri, piene di sabbia, che a noi con i mezzi attuali risultano vuote, ma in realtà sono piene di sabbia per che cosa? Per alleggerire la struttura della piramide, quindi sabbia, mattone crudo, eccetera. Anzi, secondo una teoria, le famose rampe per costruire la piramide, dove sarebbero finite? A parte che possono finire benissimo nei campi, perché poi il mattone crudo, dopo pochi anni, diventa un fertilizzante straordinario. Ma secondo una teoria, potrebbe essere stata inglobata ogni pezzo, diciamo, di rampa nella costruzione stessa per alleggerire tutta la struttura. Quindi lo sapranno un giorno i nostri pronipoti, quando questi mezzi di esplorazione in cui si può guardare letteralmente nella pietra senza distruggere saranno più sviluppati. Voi dovete pensare che oggi come oggi noi abbiamo delle ombre vaghe che poi il computer deve interpretare. E quindi non sappiamo cos'è. Noi oggi come oggi siamo ai tempi delle prime lastre di Madame Curie. Ecco, quindi dobbiamo aspettare che la tecnologia avanzi. Ecco, qui vediamo al ritorno ancora la grande galleria. Qui vediamo un altro dei passaggi che porta nella parte poi più profonda della piramide, un cunicolo a fondo cieco. E qui vediamo alcuni dei blocchi che sono rimasti lì. Sono stati messi come saracinesca, che oggi sono stati appunto sono rimossi. Ecco, e qui vediamo l'esterno. L'esterno vedete questi grandi blocchi che sono quelli della costruzione, che sono di calcare locale. Quel calcare viene proprio da lì. Anzi, la cava della Grande Piramide, noi la conosciamo bene, è una collina i cui resti sono poi stati scolpiti ed è quella che oggi chiamiamo Sfinge. Ecco, quella era una delle cave da cui sono stati presi i blocchi della Grande Piramide. Ma poi il tutto è stato rivestito con il calcare fine cristallino, immaginate un po' il nostro marmo di Carrara, che viene dalle cave dall'altra parte del Nilo, di fronte alle cave di Tura. Ecco, questo calcare fine lo vedete in basso, vedete quei blocchi bianchi, inclinati, lisci? Ecco, quelli sono i blocchi originali del rivestimento che si sono conservati perché era la parte già sepolta quando hanno cominciato a saccheggiare il rivestimento della piramide. Eccoli qua. Qui vedete come gli scavi degli ultimi decenni abbiano portato alla luce i blocchi superstiti del rivestimento, ma anche il pavimento che circondava tutta la piramide. E sotto il pavimento voi vedete delle irregolarità, ecco, quello è il suolo roccioso originale. Ma quei blocchi che vedete sopra sono quelli del pavimento originale egizio. Eccolo qua, qua lo vedete, vedete il suolo roccioso spianato, pronto per accogliere i vari strati del pavimento. Ecco. Qui invece vedete un altro pavimento di basalto che è quello del tempio funerario. Il tempio funerario era grandioso, oggi è raso al suolo, rimangono questi resti di pavimentazione che ci dicono che comunque era prezioso perché c'era il basalto che si andava a prendere lontano nel deserto orientale a centinaia di chilometri, c'era il granito di Aswan, quindi era qualcosa con pietre di pregio. Ecco, qui vi faccio vedere una cosa. Questo qui è calcare nummulitico, che è il calcare dei blocchi della piramide. Calcare nummulitico perché quelli che vedete che sembrano monete sono i nummuliti, appunto, dei fossili preistorici. Bene, quel calcare nummulitico è proprio quello della piana di Giza. Quindi queste teorie fantasiose, che hanno sempre tanto successo con chi non vuole usare come si deve neuroni, per cui gli egizi avevano inventato una sorta di cemento e facevano i blocchi artificiali. Ma mi spiegate perché gli egizi avrebbero dovuto fare
tutto sto lavoro e farsi blocchi artificiali, quando avevano i blocchi naturali lì, che peraltro loro scavavano solo, dovevano scolpire solo da quattro facce, perché le altre due venivano staccate laddove c'era la separazione degli strati, perché quello è tutto calcare, quindi una roccia sedimentaria, e fra uno strato e l'altro, ecco, si staccano, e questo dava l'altezza del blocco. Ecco, qui vedete la ricostruzione e le trasparenze di quello che si sa al momento della piramide. Qui vedete l'artefice Khufu Cheope, di cui rimane solo questa statuetta sicura perché c'è il suo nome sulla statuetta. Ce ne sono altre che si pensa siano sue, ma senza il nome è andato perso perché magari è solo testa o roba del genere. Poi vi racconterò un giorno la storia di questa statuetta. Qui vediamo perché si dice Cheope. Intanto perché ce lo dicono gli autori classici e glielo dicevano gli egizi. Poi perché abbiamo documenti egizi che ne parlano, tra cui un rollino di pagamento ancora con i cartigli di Khufu. E poi per queste iscrizioni sui blocchi che sono state contestate, eccetera, c'è chi si deve inventare le varie fantasie, che dice che sì, ma queste scritte sono state aggiunte dopo, eccetera. No, la cosa che invece sappiamo è che le scritte sono semicoperte da altri blocchi che sono state messe durante la costruzione. E lì c'è il cartiglio di Khufu. Comunque il discorso è lungo, complesso, ma vi posso dire che sull'argomento esistono oggi oltre 500 volumi. Ecco, qualcuno mi chiedeva, diceva, lei perché non scrive? Cosa devo scrivere con 500 volumi? Cominciate con lo studiare quelli e poi vediamo se c'è da scrivere qualcos'altro. Ecco, questo qui ho voluto rendergli omaggio perché questo qui è Hemiunu, che è il capo dei lavori della piramide e quindi è il geniale artefice della l'unica meraviglia del mondo che sia rimasta. E questa è la sua tomba a Giza. Quella che vedete dietro è la piramide di Khufu, appunto, e questa è la sua grande tomba, la Mastaba a Giza. Ecco, qui abbiamo la piramide di Khafre e nei miei giri in genere io faccio fare il giro intorno. Intanto vedete che lì rimane del rivestimento che non sono riusciti a mangiarsi. Eccolo lì. E poi rimane anche gran parte del tempio funerario. Nonché facendo il giro si scopre che ci sono questi blocchi. Questi sono blocchi esagonali, ottagonali, eccetera. Perché? E vedete che sono già scavati in mezzo, pronti per essere spaccati ulteriormente. Perché poi se ne tagliavano delle sezioni e venivano fuori così. E questi sono i blocchi del primo corso della piramide di Khafre, che era di granito, poi tutto il resto era di calcare. Ecco, e poi vedete le cave, queste cave sono accanto alla piramide di Khafre, sono del Nuovo Regno, o meglio, sono state riaperte dal figlio di Ramses II nel Nuovo Regno per fare i restauri, ma sono già esistenti dall'Antico Regno, come altre se ne conoscono proprio lì. Fra le piramidi, ecco l'iscrizione che vedete sulla parete. Ecco, e questa qui è l'ultima delle tre grandi piramidi, quella di Micerino, Menkaure, eccolo qui con sua moglie, Camerernebti. E qui vediamo qualcosa dell'interno, questa è la parte superiore della sala. E qui vediamo un gruppo statuario trovato pochi anni fa, appartenente all'epoca di Ramesse II. Ecco, questo è il tempio funerario che si è conservato meglio degli altri. Qui vedete il rivestimento ancora con basalto, granito, eccetera. E questa è la rampa, che è l'altro elemento del complesso funerario. Ecco. E qui vedete che sotto la rampa c'erano scavate anche delle tombe, ma prima erano state usate come alloggi degli operai, perché lì vicino c'era un'altra delle cave delle piramidi. Benissimo, io direi che per stasera, prima di cominciare con le mastabe, le tombe di Giza, ci fermiamo qui, ma ci fermiamo qui, vero Paolo, con Sì. un'altra cosa. Voglio chiudere con delle immagini. Visto che parliamo di viaggi, vedremo di riuscire
Ecco che il computer chiede un attimo di pazienza. Vedremo di riuscire a presentarvi qualcosa del deserto, anche del deserto che noi quest'anno non vedremo. Ecco, allora andiamo un po' nel deserto, Paolo? Vai Maurizio, io sono con te. Eccoci qua, guardate che meraviglia, quella parete di sabbia. Se poi pensate che noi a volte quelle pareti dobbiamo scenderle con la macchina, Paolo ha visto Eh sì. certe immagini da brivido, ecco, però si può fare perché noi abbiamo degli autisti molto in gamba e poi abbiamo uno dei migliori viaggiatori del deserto, il nostro Mohammed Kossa, che in Egitto, per chi fa viaggi o anche per chi non è stato mai nel deserto, è una leggenda vivente. E ecco, qui vi faccio vedere una fortezza romana nel cuore del deserto. Questa era la fortezza che usavano i legionari che controllavano la carovaniera contro i contrabbandieri. Questa è un'altra fortezza romana che si conserva fino al quinto piano, pensate un po'. E poi voglio chiudere con questa. È uno dei posti che io amo di più in Egitto, il deserto bianco. Qui lo vediamo proprio alle prime luci dell'alba. Io di questo ho fatto una serie di foto che poi magari vi farò vedere, perché questo stesso posto, io ero fermo lì, fotografato nel giro di mezz'ora, cambia luce di minuto in minuto. Noi siamo andati dal violetto all'oro, al bianco, è una cosa indescrivibile. Io vi offro queste foto, ma dovreste venire per vederle. Bene, io vi ringrazio. Paolo, al solito tu poi raccogli le domande, così se ci sono domande come quelle che abbiamo già avuto, venerdì io rispondo a tutti e se nel frattempo arriverà la domanda, quella più interessante, più stimolante, più utile per tutti, sarà il tema di venerdì, altrimenti ve lo offro io. Grazie. Grazie Maurizio, buonasera a tutti. Questa è AP Web Radio Social TV. Abbandonato in altra vita e l'ho per te, nascosto sotto un monte nel deserto con tesori che il tempo ha carezzato. Tutta la valle percorrevano scavando fin laggiù, per ritrovarlo avrebbero abbattuto anche la luna, ma qualcuno lo ha protetto e gli dèi sono